E cominciamo la serie dei nostri collegamenti con Inter-Roma 3-0, Jacopo Volpi. Sì, cominciamo a vedere questa sintesi di immagini montata da Paolo Fefè con un'azione della Roma. Questo è un primo piano meritato per la curva sud e forse meriterebbe qualche cosa di meglio. Al sesto cross di Nela per Rudi Feller, sicuramente il migliore in campo della squadra giallorossa, che arriva con un attimo di ritardo insieme a lui Giannini. Al dodicesimo il primo gol dell'Inter, un po' di disattenzione da parte della difesa romanista. Lothar Matthäus, il tedesco, sotto gli occhi di Franz Beckenbauer, presente in tribuna all'Olimpio, che sigla il gol dell'1-0. Qui la Roma chiede un rigore al tredicesimo per un presunto fallo di Mandorlini su Rudi Feller. Poi c'è ancora Rudi Feller che cerca di battere Zenga con un acrobatico tuffo di testa al quattordicesimo. Al ventunesimo ancora un pallone perso da Gerolin, l'azione viene impostata da Berti che dà ancora al tedesco Lothar Matthäus, perfetto cross per Serena che non deve far altro che spingere di testa. Dopo 21 minuti la Roma è già sotto per 2-0. Al 32esimo ancora Giannini, Rudi Feller nella morsa tra Ferri e Mandorlini, rivediamo questa immagine rallentata, la Roma ha reclamato il calcio di rigore, stabilirà questa sera la Moviola. E poi c'è questa girata di Rudi Feller, a 4 minuti dalla fine vedete il centravanti tedesco sicuramente tra i migliori in campo. Al secondo tempo vediamo un tiro di Diaz, la parata di Tancredi, poi il colpo di testa di Rudi Feller alto, era entrato Renato al posto di Rizzitelli ma le cose per la Roma non erano cambiate, un tiro al volo di Lionello Manfredonia che si spegne sui difensori. E poi Berti che alla mezz'ora sbaglia un gol facile, ma poco meno di 30 secondi dopo ecco il tunnel di Diaz ai danni di Ferrario e il bellissimo gol del 3-0 che mette fine a un incontro che non ha mai avuto storia se non nel primo quarto d'ora. L'Inter gioca sempre con la solita accortezza, si difende ma gioca sempre con due punte, pratica un calcio non certo spettacolare ma un calcio molto intelligente e un football molto redditizio. Direi per quanto riguarda la Roma purtroppo di Falcao, di Bruzzo, di questi giocatori che battevano spesso l'Inter sono rimasti solamente i manifesti di questi tempi. Una sconfitta con l'Inter senz'altro ci può stare, però c'è modo e modo di perdere. Oggi la Roma non ha perso certo nella maniera migliore. A te Paolo. Questo è il gol di Matthäus. Colpo di testa di Serena.